Benvenuti amici sportivi www.eventindiretta.it, è la 22esima giornata del campionato di prima categoria Girone A qui allo stadio Fidelis di Andria. Si scontrano la nuova Andria e lo Spinazzola. Attenzione alla prima azione per lo Spinazzola, prova la conclusione con il sinistro di Vicaro, la palla termina fuori. Attenzione a Dascoli, può mettere il pallone in mezzo, tocca Di Noia però. Pallone che si spegne sul fondo del campo, ci ha provato Di Noia. Caporale prova la conclusione dalla distanza con il sinistro, palla che non va distante dalla porta difesa dalla Greca. Di Noia verso Di Vicaro, deve girarsi Di Vicaro, prova il tiro in porta, si distende Crisantemo che non tocca. Pronto Amorese con il destro, la palla che viene disinnescata dalla Greca. Va la battuta quindi De Nigris, rimasto lui sulla posizione di tiro, De Nigris in mezzo all'aria, il colpo di testa e la palla che sfiora la traversa. Il colpo di testa è stato di Mirko Pasculli che è arrivato dalla retrovia a rimorchio. Bove si allunga il pallone, riesce a tenerlo Bove dentro, il pallone poi di Vicaro, gira la torsione di Vicaro, palla che termina fuori. Di prima intenzione De Fato, occhio a Zinno, la Greca fischia la fine del primo tempo, l'arbitro 0-0 dalla formazione. Attenzione ora Bove, Giuseppe Bove trova lo spiraglio giusto per l'1-0, disattenzione difensiva della nuova Andria, Bove è al centro dell'area con il piatto, pallone morbido alle spalle di Crisantemo, vantaggio Spinazzola che arriva al minuto numero 8 con Giuseppe Bove. Per Bove è la seconda rete in questo campionato. Giuseppe Bove per l'1-0 dello Spinazzola qui ad Andria, un gol importantissimo soprattutto per quanto riguarda la classifica. Di Noia cerca lo spazio per il tiro con il sinistro, Di Noia, la palla non lontana dallo specchio. La cavalcata del numero 9, la palla in mezzo, attenzione Zagaria, la Greca arriva in anticipo. Allontana Dascoli, occhio a Zinni, Dascoli innesca involontariamente il movimento di Zinni, velocissimo Zinni, va giù Pasculli, il pallone in mezzo, De Fato non ci arriva, attenzione ad Amorese, alta sulla traversa, la conclusione del numero 10. E arriva qui la fine della partita. Lo Spinazzola vince 1-0 in attesa di sapere quello che è successo a Celle San Vito. Il Celle San Vito nel primo tempo vinceva contro il Corato, potrebbe accorciare ancora in classifica.